prima importante vittoria del Bari targato Colantuono. Allora andiamo subito a vedere la vittoria del Bari con il Carpi nella sintesi di Emiliano Cirillo. Colantuono assegna a centrocampo una maglia da titolare a Bascia, in avanti il solito tridente De Luca, Maniero, Brienza. Castori recupera Struna e Poli in difesa, Lollo alle spalle dell'unica punta De Marti, l'arbitro è Sacchi di Macerata. Avvio lento e metodico, poi è il Carpi a dare la scossa. Romizzi perde palla a centrocampo, Bianco innesca De Marchi che tutto solo perde la coordinazione e calcia a lato. Occasione Carpi dopo 10 minuti. Il Bari privilegia il contenimento, il Carpi è più propositivo, Letizia spazio e tempo per esplodere il destro, Micai si distende e devia. Prende fiducia il Bari, episodio dubbio in area emiliana dove Mbaye colpisce congiuntamente pallone e caviglia di Maniero, Sacchi lascia giocare. Il Bari fa fatica nel proporre la coralità e allora si affida alle individualità, sassata di Brienza dal limite, plastico volo di Colombi che nega il gol al 37enne attaccante. Colantuono accompagna il gioco dei suoi, Brienza ancora in evidenza, questa volta la conclusione strozzata, controlla Colombi. È però un buon momento per il Bari che va in pressione, angolo di Brienza, stacco di Maniero, Colombi sulla traiettoria, Tonucci manca il tap-in. Arrembante e intraprendente il finale del Bari, Arcigno, Romagnoli che fa volare in area De Luca per Sacchi, intervento regolare, vane le proteste dell'attaccante. Ancora Brienza prova ad incidere, esecuzione lucida, manca solo il bersaglio. Animi accesi a fine primo tempo a scatenare rabbia, tensione e animosità è stato il rigore negato a De Luca. Rientrate subito però le turbolenze. Le immagini montate da Roberto Strignano ci portano alla ripresa. Colantuono e Sogliano in panchina assorti nei pensieri. Riparte di slancio il Bari, Bascia, poderosa e implacabile la battuta a pallone che picchia davanti a Colombi, sorpreso e scavalcato Bari in vantaggio al 50esimo. È un Bari trasformato che alza i ritmi, funziona la connessione Sabelli Fedele per il 2-0 del centrocampista appena entrato, minuto 55, il riscatto di Matteo Fedele dopo il clamoroso autogol di domenica scorsa contro lo Spezia. Devastante l'avvio di ripresa del Bari, 1-2 terrificante in 5 minuti. Il Bari poi sigilla il centrocampo, il Carpi fatica a fare gioco, la squadra di Colantuono deve solo gestire sino al 90esimo. Sacchi chiude le ostilità, l'abbraccio tra i due allenatori. Carpi propositivo soltanto nel primo tempo, prevedibile e ingessato nella ripresa. Inizia a funzionare la cura Colantuono, un Bari con maggiore personalità e soprattutto rigore tattico. E poi Bascia, la sua autorevolezza, un gol, ma anche collante tra i reparti è stato determinante. Il centrocampista albanese è stato il migliore in campo. Al San Nicola, Bari batte Carpi 2-0. A te Paolo Paganini. Grazie Emiliano, io riprendo proprio dal commento che faceva adesso Emiliano, cioè si vede già, secondo te, oltre che la grinta, ma la mano dal punto di vista tattico di Colantuono in questo Bari? Sì, perché è passato un 4-3-3, Stellone l'ha fatta a volte, Stellone ha fatto 4-2-4, 4-4-2. Sì. Direi che oggi il Bari ha affrontato la partita contro una squadra ostica, difficile da affrontare, che ti fa giocare male. Il Carpi deve optare per il piano B, perché gli manca Mbakogu di 2 anni fa, è quello che concretizza davanti le azioni, rare azioni che vanno. Il Bari molto bene nella velocità di circolazione di palla, nell'esecuzione, era una partita che si doveva sbloccare con un tiro da fuori, visto che il Carpi si chiude molto bene, ed è stato così con Bascia. Quindi su questo cammino deve andare avanti, deve migliorare fuori casa sicuramente il Bari. Allora, noi adesso andiamo a vedere l'importante vittoria.